Signorina Pesaturo, lei è qui per difendere la categoria, lei è la prima ballerina se non sbaglio. Cosa replica in lei ha tre minuti di tempo, cosa replica a queste accuse un po' dure insomma di Anna Falchi che dice siamo caduti così in basso con la volgarità, noi per i zomi, troppo nudo in TV, troppo nudo durante il ballo? Dunque, la signorina Falchi ha fatto un accostamento dicendo che si fanno petizioni per i 144 e non capisce come mai non si fanno petizioni per i costumi delle ballerine di Champagne, in questo caso, perché io vengo da lì. Io volevo dire a Falchi se magari vuole fare delle petizioni, forse per qualcosa di più importante, magari contro i bambini abbandonati o contro gli anziani, che magari contro i nostri costumi, e poi di pensare forse un po' ai suoi, o non, forse non ha da pensare ai suoi costumi, perché lei forse spesso non ha costumi in Come? scena. Come non ha costumi in scena? Lei spesso ha fatto apparizioni nei film o in alcuni servizi fotografici, diciamo un po' in costume da mitico. Sì, questo è vero, Sì. però è vero che non balla, cioè non espone questa sua mercanzia, Appunto, diciamo così. da quando mai si è visto qualcuno ballare coperto fino qui? Mai. Beh, insomma. Prima di tutto ballare si deve stare comodi. Chiaramente per esigenze di spettacolo e di rivista i costumi devono essere fatti in un certo modo, sin dai tempi di Macario, di Raschel, di Bramieri o delle vecchie canzonissime, le danzatrici, le ballerine hanno sempre avuto dei costumi anche un po' Succinti? Beh, succinti per l'epoca, diciamo. E nessuno ha mai avuto niente da dire. questi di adesso sembra almeno così, dice dalle critiche, sono particolarmente risicati. Ma io non li ho trovati mai troppo risicati e non ho avuto mai il problema, non mi sono mai creato un problema quando mi hanno portato i costumi, anzi, mi piacciono molto. Diciamo che quelli più Non risicati ce l'ha sono. portati qui, non ce la faccio rivedere. Avevo pensato di venire abbigliata in questo modo, ma visto che nella mia Sarebbe vita stato molto privata carino. io vesto normalmente, non ho Provo a costumi di verificare. scena e allora. Senta, lei però, difendendosi da questa accusa di Anna Falchi in un'intervista, ha detto: esistono degli show volgarissimi come quelli delle pornostar, ma nessuno protesta mai. Però è un po' strano perché la pornostar non va così in televisione a No, ballare con un pubblico di bambini, non so. ma la pornostar non balla, fa altre cose, ecco perché non va in televisione. Sì, ma non le fa in televisione alle Meno 8:30 di male, le sera o fa alle 10:30 di sera. privatamente. Non è una buona difesa, voglio dire. Bisognerebbe difendere il ballo, la danza, no? Certo, Forse, non ma so. non credo che ci siano problemi di costumi, cioè voglio dire, io non mi sono mai esibita nuda. Il massimo un bikini, ma se vai al mare vedi di peggio, se giri per la strada vedi sui manifesti dei sederi, grandezza. Sì, ma lei non pensa però che tutta questa fondoschiena in TV possa, come dire, occultare la bellezza della danza? Ma Cioè. prima di tutto penso che il sedere, il fondoschiena faccia parte del corpo, la danza si esprime anche nel movimento e nel corpo. Poi Scusi. non occulta nulla secondo me, perché non, anzi, proprio perché è abbastanza evidente, non occulta. E poi non lo so, non ci trovo niente assolutamente di volgare, anche perché la volgarità è negli occhi spesso di chi guarda, in questo caso evidentemente negli occhi della signorina Brava, Falchi, brava. e la volgarità è negli atteggiamenti, nel volto, nel modo in cui ti esprimi e ti porgi agli altri. Noi facciamo arte, balliamo in televisione, è rivista. E poi voglio dire un'altra cosa, le ballerine non si improvvisano ballerine, come a volte le attrici si improvvisano attrici in certi film che purtroppo siamo costretti a vedere. Si balla per diventare una ballerina professionista, ci vogliono anni di studio, molta fortuna perché ci vuole anche molta fortuna. Senta, ma lei non si senta, posso fare un'ultimissima Prego, domanda? prego, prego. Non si sente un pochino offesa o incompresa da affermazioni di questo tipo? Lei stessa dice che riceve delle lettere e una di queste lettere, io cito dal Messaggero, cara Alessandra, quando balli non ti devi mai mostrare dalla parte del viso. Ma questa è un po' Non è un una inno alla licenza danza, che ha insomma. preso il giornalista in questo caso, perché avevo detto altre cose. Comunque, ho detto sì, c'è anche arrivano anche delle lettere che alcune volte fanno apprezzamenti sul fisico, mai volgarmente però, fortunatamente per noi. Dicono sempre che è un corpo meraviglioso, comunque perché? Perché doverlo nascondere se uno ce l'ha? Cioè nasconderlo secondo me poi diventa un.
Ma, cioè non, una non lo forma capisco. D'ipocrisia. Sì, d'ipocrisia in effetti, perché la bellezza di una persona è anche dal suo corpo, nonché dalla sua intelligenza, per fortuna. E vabbè, e quindi lei, come dice nell'intervista, concluderebbe, insomma, preferisco osservarmi quando sono voltata. No, questo non l'ho detto. Lo scrive il giornalista. Probabilmente, visto che il signor Taverna è molto simpatico, ma un po' birichino, perché lui ha una visione delle donne un po' a suo modo, visto che nella sua intervista citava Urletto e Cinguetta, ma io non Urletto e non Cinguetto, però va bene, insomma, avrete potuto vedere o capire dalla mia intervista come sono realmente. Va benissimo. A questo punto, domanda delle 100, 200, 300, 400 pistole, che è abbastanza ovvio. Per rilanciare il suo programma e le sue doti e arti tersicoree, lei a che cosa farebbe appello? Farebbe appello più al fisico e farebbe appello più ad un modo di ballare classico alla Isadora Duncan, o farebbe appello ad una maniera più casereccia e più solleticante alla Valeria Marini? Ma chiaramente ho detto Valeria Marini e Isadora Duncan come puri punti di riferimento, sì. Non come modelli. Chiaramente per me è molto importante la professionalità, sì. Però anche un pizzico di fisico non guasta, giustamente. Quindi unisce il unisco pane tutte e due con le cose, non credo che si possano scindere. Ho capito. La Marini abbia il suo e la Isadora Duncan pure. Allora guardi, questo è il suo nuovo champagne ed è il contrappasso. Acqua minerale pura, tutta per lei. Grazie. Ne faccia largo consumo perché oltretutto è diuretica. La berrò quando faccio le prove, visto che noi lavoriamo molto e brava, studiamo. Brava, fa molto bene per acqua. Aver accettato il consiglio. Bravissimo. Arrivederci. Buona bevanda.